tanti anni l'abbiamo avuto nostro ospite, poi noi, come sapete, siamo molto orgogliosi del suo 50% torinese, insomma noi siamo convinti che appunto lui, pur triestino, avendo passato qui, avendo qui insomma una forte percentuale della sua vita di docente, avendo tanti amici, poi sa che lo amiamo con particolare intensità, insomma lo consideriamo nostro, che poi questa che dico è una scemenza perché Claudio è di tutti, e quindi siamo, e poi è di tutti perché assolve una duplice funzione. La prima e più importante, se volete, ma questo non lo so, è quella di uno scrittore che crede e continua a perseguire il valore conoscitivo della letteratura, che oggi mi sembra, come dire, non così frequentato, no? Nel trionfo della narrativa di genere, che per carità va benissimo, ma la qualità conoscitiva della letteratura non sono rimasti più in molti a difenderla, e lui è certamente in prima fila. E poi perché sulle colonne del Corriere della Sera continua a rappresentare un punto di riferimento civile e morale è importantissimo. Lui non se la tira da maestro, come sappiamo, anzi, però di fatto tutto quello che scrive per noi rappresenta un fortissimo punto di riferimento che ci conforta, ci sprona, ci interroga, ci fa pensare, ci mette in discussione, insomma è una funzione fondamentale. Per questo gli siamo doppiamente e triplamente grati. Con noi oggi c'è Ermanno Paganini, anche Paganini dalle colonne del medesimo Corriere persegue gli stessi intenti, cioè giudica e manda su criteri rigorosi su quello che deve continuare a essere la letteratura se vuole rispettare la funzione indispensabile che deve continuare ad avere. Non voglio portarvi via ulteriore tempo, grazie mille a Claudio Ermanno e a tutti voi di essere con noi oggi a festeggiare il nostro grande torinese al 50%. Bene, grazie a tutti quanti, grazie a Claudio. E devo dire che per certi aspetti sono persino quasi imbarazzato a iniziare a parlare, perché dopo aver letto a suo tempo il libro, averne parlato, averne discusso, per questo incontro io mi sono ritrovato a rileggerlo. E mi sono anche ritrovato a dirmi quante cose non avessi capito appieno nella prima lettura. No? Cioè, nel senso che mi sono uscite tutta una serie di altre situazioni, altri percorsi, eccetera, che poi tireremo anche fuori. E mi è venuta una domanda che ti giro così com'è, brutale. No? Ma tu ti sei reso conto di che libro hai scritto? L'ho riso dopo? Ma dunque, anzitutto, prima di cercare di rispondere a questa domanda micidiale, vorrei ringraziare tutti voi, ringraziare il Salone, Ernesto. Naturalmente so bene che quello che ha detto con tanta generosità lo devo a mezzo secolo di amicizia, quindi non per questo, anzi gli sono ancora più grato. E a Ermanno non è la prima, non è la seconda, è la terza volta che devo essere grato per avermi accompagnato in cammino, mostrato tante cose di me che non avevo capito. E quindi grazie veramente. Ora, la sua domanda è difficile, difficilissima risposta. Difficilissima risposta perché ovviamente non riguarda l'eventuale valore del libro, che non spetta naturalmente a chi l'ha scritto giudicare né tantomeno proclamare. E poi io credo che avesse ragione Kipling quando diceva che ogni testo la sa più lunga di chi l'ha scritto e che può in fondo solo raccontare come e perché è nato quel libro. E, diciamo che quello che io mi sono accorto, ma non dopo averlo scritto, ma mentre stavo concludendo e finendo, grosso modo 6 anni di lavoro, molto intenso, maniacale, ossessivo, il che non vuol dire niente ovviamente sul valore o non valore del libro, ecco, mi sono credo accorto che l'accento si era istintivamente spostato dalla storia di guerra, d'amore, di infamia, di delirio,
che certo credo ci sia, cioè c'è certamente, poi come io l'ho scritto un'altra cosa, ma spostato, come sono felice che sia stato anche osservato, verso un libro che è anche una storia d'amore, tutto sommato una forma di amore della vita che pure passa attraverso tutte le distorsioni possibili e possibili e immaginabili. E quello che forse adesso mi sono accorto, magari perché qualcuno me l'ha buttato lì a metà, è che forse è anche un romanzo storico in qualche modo, nel senso proprio di essere un romanzo che cerca di dare non tanto il senso o il non senso, il cammino, il filo, l'evolversi o il bloccarsi della storia, questo forse, ma certamente è una domanda, francamente, onestamente, che mi interessa moltissimo, ma che mi mette moltissimo anche in imbarazzo. Poi diciamo che sulla storia e su quello che significa, che rappresenta, la storia su cui poi ti interroghi, perché a proposito della storia c'è tutta una serie di affermazioni anche pesanti, e però nella storia c'è anche un risvolto in questa assolutizzazione della storia. Però direi che prima di entrare, forse pensando che non tutti hanno letto il libro, è forse anche il caso magari di vedere un po' come da un lato ti è nata questa storia. Tu utilizzi spesso nel libro anche dei riferimenti alla scrittura, al racconto, alle modalità, e ce n'è uno in particolare che mi piace leggere: le storie vanno e vengono, se te le trovi in tasca non sai come, e poi ti cadono dalla tasca e non le trovi più. Una manciata di foglie sollevate e sbattute dal vento, una foglia si confonde con l'altra ed è inutile star lì a sistemarle con pignolerie in un erbario. Ecco, una storia di questo tipo, come ti è uscita dalla tasca? Perché in fondo è una storia, lo diciamo, ma poi lo spiegherai tu, ha a che fare con qualcosa che non era così facile che uscisse da una tasca, perché abbiamo a che fare con una storia di rimozioni, di dimenticanze, di voluti silenzi. Sì, io ricordo il momento in cui ho avuto l'idea di scrivere questo libro. Nel 2009, quando in Germania, nella Paulskirche, avevo preso il premio per la pace dei librai tedeschi, avevo ricordato una storia vera, che poi è la storia di un personaggio da cui ho preso lo spunto, reinventando chiaramente la sua vicenda, la sua personalità, come si fa sempre, di un personaggio triestino che aveva dedicato tutta la sua vita a un sogno maniacale, pazzesco, sacrificando tutto, alla costruzione di un gigantesco e grottesco museo della guerra per la pace, in qualche modo, cercando di raccogliere tutto ciò che avesse relazione con la guerra, i cannoni, cerbottane, acidi velenosi, asce dei popoli più lontani, acidi che gli insetti secernano nella guerra contro altri insetti, tonnellate di manifestini di guerra e così via, in una specie di mescolanza di vera e propria ossessione della guerra e anche di un senso soggettivamente, credo, sincero di voler in qualche modo, ove possibile, chiudere tutta la guerra possibile in questo museo perché il mondo era pace. Quindi qualcosa, un delirio. Quello che mi interessava poi naturalmente era anche, tu dici, rimozione, cioè il fatto che al centro di questo labirinto in cui si svolge la vita di quest'uomo c'è un minotauro e della risiera di Trieste, voi sapete, quella fabbrica, vecchia fabbrica di riso, che per due anni, gli ultimi due anni della seconda guerra mondiale, fu trasformata durante l'occupazione nazista in una prigione e anche in un luogo di tortura e di assassinio, dove morirono per mano appunto dei nazisti, antifascisti, italiani, sloveni, molti ebrei ovviamente, molti dei quali vennero mandati nei campi di sterminio, ma alcuni anche massacrati sul posto e bruciati in un rudimentale, piccolo, ma comunque forno crematorio, che fu l'unico forno crematorio esistito in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. È la cosa che naturalmente curiosa, per esempio, ho parlato di rimozione, perché, e questo ancora non lo so bene perché, di questo fatto non si parlava mai a Trieste, quasi mai, nemmeno negli ambienti antifascisti, si sapeva tutto delle... si ripeteva le rappresaglie naziste, gli impiccati di via Ghega, le torture
di Villa Triste, che io poi riprendo, naturalmente una storia che poi di personaggi e così via, ma della Risiera si è cominciato a parlare molto dopo, e questo ancora adesso non lo so perché, veramente, ma perfino personaggi, sapete, un grande scrittore come Gianni Stuperi, tra l'altro figura esemplare di volontario della Prima Guerra Mondiale, antifascista sempre, che fu anche per un paio di giorni rinchiuso, non disse mai niente. Ora, ben prima del mio libro se ne è parlato, ci fu anche un processo che arrivò a un nulla di fatto, cioè a comminare soltanto una condanna all'ergastolo in contumacia, perché il condannato visse felicemente come birraio a Monaco fino alla fine dei suoi giorni. È una storia veramente atroce proprio, e questo è certamente un motivo. Quindi in qualche modo io sento fortemente il senso, ecco, che la letteratura sia anche andare alla ricerca di volti cancellati, no? Di cercare di dare nomi a quelli che la vita, la storia, l'indifferenza, la crudeltà hanno proprio cancellato, come non fossero mai, esistiti. Insomma, quello che la Bibbia dice, la pietra rifiutata dai costruttori, quella buttata via, che non serve e di cui, dice sempre l'Antico Testamento, il Signore farà la pietra angolare della sua casa. E così mi sono messo a cercare e inventare, e quello che mi interessava molto, questa idea centrale, era il fatto che pura illazione, su cui io poi sviluppo la mia invenzione, che è solo mia responsabilità ovviamente, che sulle pareti di questo orrendo carcere, le ceneri poi insieme alle ossa venivano buttate nel mare vicino, pare che i detenuti avessero scritto dei nomi, non dei carnefici che si conoscono molto bene, non delle vittime che si conoscono anche molto bene, ma di quella, certi neanche necessariamente complici o delatori dei nazisti, ma di conoscenti, persone che li frequentavano, che venivano a trovare, un po', insomma, gente con le mani non sporche di sangue, e quindi innocenti, ma che non avevano problemi a stringere mani invece sporche di sangue. Questo è un problema che mi interessa molto. E lì è la storia che io, cogliendo una mera illazione, ma che poi sviluppo per conto mio, bene o male, non so, la storia di quest'uomo che riscatta la sua mania, la sua ossessione maniacale, che poi lo porta a raccogliere tutto, anche oggetti per terra, porcherie, insomma questa ossessione collezionista, la mania che è proprio qualcosa di idolatrico, di feticistico, che risucca la vita, e che invece si fosse messo a cercare quei nomi stranamente spariti, perché le pareti delle carceri furono imbiancate a calce, forse trascritte i suoi taccuini, curiosamente spariti. Questa è un po' così l'idea. E l'idea che naturalmente poi viene, forse dal punto di vista letterario, non sopraffatta, perché è sempre forte, ma che coesiste naturalmente con la storia che in questo museo diventa una specie di, è stato definito una delle mille una notte del male, ma con molta Shahrazad però, in cui ogni oggetto in qualche modo fa scaturire, come la lampada di Aladino che strofinata faceva venire fuori il djinn, che racconta il genio, che raccontava la storia, quindi l'oggetto che dice la storia di chi l'ha tenuto in mano, di chi l'ha imbracciato, di chi ha ucciso con quell'oggetto, di chi è stato ucciso, e così via. E dove poi alla fine la figura forse principale protagonista diventa non il bizzarro, eroico e folle collezionista che morì veramente in uno strano incendio, forse doloso, ma anche qui mai chiarito, che bruciò il padiglione molti anni fa in cui dormiva, tra questi suoi agenti, carri armati, lanciafiamme, missili e così via, e l'incendio che fu anche sospettato essere doloso, ma si concluse con un nulla di fatto. Ma la protagonista probabilmente è una figura femminile che io immagino nata da una ebrea triestina coinvolta in un modo doppiamente tragico nella Shoah, perché è anche una storia familiare tragica e su cui c'è l'ombra anche di una colpa, e di un sergente afroamericano arrivato con gli americani a Trieste nel 45, quindi una donna erede dei due popoli dell'esodo, dell'esilio, della traversata del deserto, insomma,
i due popoli per cui era difficile cantare i canti di Sion in terra straniera, come dice un salmo, e che pure invece li hanno cantati. E diventa anche la storia della sua vita sentimentale, cioè amori e così via. Questo è in qualche modo. E poi naturalmente ci sono molte altre cose, anche storie, diciamo, ecco, vere, perché io sono sempre affascinato dalle cose vere. Io trovo che Mark Twain avesse ragione quando diceva truth is stranger than fiction, la verità è più strana e fantastica della finzione. Quello che succede in bene o in male, basta leggere il giornale, basta pensare a tante storie che ci riguardano, nostre o altrui, che sono talmente incredibili, talmente pazzesche in bene o in male, che inventarle qualche volta insomma, non si riesce, anzi sembrerebbe un kitsch. La letteratura qualche volta, a me è successo, deve tacere alcune cose vere perché sembrerebbero pessima letteratura, insomma, forzata e così via. E questo delle storie, il passo che ha citato Ermanno, è una cosa che io sento fortemente, perché sento che le storie in qualche modo, sì, ognuno di noi le inventa perché gli dà una forma, ci arrivano, sono storie che ci capitano, storie di qualcuno che conosciamo, che naturalmente mescolate alla nostra fantasia diventano qualche cosa d'altro, fanno parte della nostra esistenza. Io ho la sensazione che le storie sono veramente come portate da un vento, e questo credo mi venga dalla prima esperienza della lettura, prima ancora che potessi leggere, quando mia zia Maria, io avevo 5 anni e mezzo, stavo appena imparando a leggere, ma non sapevo ancora leggere, mi leggeva I misteri della giungla nera, e io naturalmente non solo non sapevo e non interessava niente chi fosse l'autore, ma queste storie di avventure, insomma, mi affascinavano, e che poi ho finito da solo, perché nel frattempo ho imparato a leggere, pensavo non le avesse scritte nessuno, pensavo che fosse la vita, le cose intorno, insomma, che non fossero una proprietà di qualcuno e che poi diventassero mie, naturalmente. Poi io magari le raccontavo a mio amico, poi più tardi dicevo di leggere e così via. Questo è un senso che sento fortemente, e che anche in fondo molte storie, che possono essere tragiche, comiche, sensuali, c'è molto eros nel libro, sia tenero sia violento, ma che sono spesso alla ricerca proprio di ciò che è stato cancellato dalla storia, dei nomi proprio, addirittura sento molto, ad esempio, quello che uno scrittore triestino, Sirovich, ha scritto a proposito di un bambino ebreo ad Auschwitz, nato ad Auschwitz, che è morto prima di ricevere il nome. Cosa che, a parte per l'ebraismo religioso, non so valenza particolare, ma non è questo che mi interessa. Ecco, io credo che la letteratura, se dovessi dire una cosa con un suo scopo, è di dare un nome a questo bambino che non solo è morto, è stato, non so come sia morto, ma è chiaro, è morto ad Auschwitz, ma a cui è stato tolto perfino il nome e l'identità, e noi dobbiamo dire, quegli altri gliel'hanno tolto e noi dobbiamo ridarglielo. È un libro pieno anche di tue ossessioni. Faccio solo una breve pausa per dire e dare un po' il senso anche di come è costruito il libro. È un libro che sembra molto complesso, ma dove veramente tutto si tiene, in quanto spesso il punto di partenza è qualcosa di molto concreto, può essere la descrizione di una delle armi del museo, ma su quello poi si sviluppano sostanzialmente due storie. Una è la storia appunto di questo ricercatore, no? Che con i suoi taccuini, il suo crescendo di attenzione per questi nomi di cui si parlava, e dall'altro è la storia di Luisa, questa segretaria che dovrebbe mettere poi ordine nei taccuini, con un passaggio dove noi abbiamo da un lato la storia di Luisa con la sua famiglia e in prima persona la storia di questo personaggio, con all'interno tutta una serie di digressioni narrative di cui si parlava e che potrebbero essere pensate, o ci si potrebbe chiedere, così, è il gusto del raccontare di Claudio Magris, è la sua passione per quel tipo di narrativa che ha ricordato, in altri aspetti la sua passione sempre infantile per le enciclopedie, no? Questi elementi che ci sono. In realtà
poi uno ci pensa e, rilevando tutta una serie di espressioni che ci sono nel suo libro, il fatto che la storia può essere qualcosa che raschia tutto, eccetera, ma per quanto uno voglia non riesce mai a cancellare tutto. In fondo queste sono quelle storie di Perla, di un personaggio, chiamiamolo indio, del Sud America che arriva a Praga, di uno strano soldato che per alcuni è un santo e per altri invece è un bugiardo e così via, in realtà non sono altro che messe in concretezza di quelle storie che di per sé sarebbero cancellate, non esisterebbero. Cioè, quindi è una sorta di dimostrazione che per quanto si possa cercare di resettare tutto quanto, non si riesce mai a resettare nulla, esiste sempre un qualcosa sotto. Ecco, e la cosa curiosa in tutto questo è però questa ossessione che Claudio da sempre si porta per i nomi, tanto da aver fatto anche un libretto con questo titolo, tanto da aver sempre insistito sul concetto dell'arca di Noè, cioè questo raccogliere questi personaggi, eccetera. Ma la curiosità sta nel fatto che il protagonista non ha un nome nel libro. Cioè, colui che cerca di dare dei nomi, non ai persecutori perché si conoscono, non ai perseguitati perché si conoscono, non ai, ma soprattutto ai delatori, alle seconde mani, ai funzionari del male, poi mai ne parleremo, è un lui. Hai fatto proprio una scelta di anonimato di chi invece combatte e muore la sua vita per dare un nome. Sì, dunque, certamente... In questo chiamarlo lui c'è anche una ragione, se volete, non dico banale, ma funzionale, perché ovviamente quando si prende lo spunto, Thomas Mann ha scritto delle pagine immortali su questo, da un personaggio reale e lo si ritrae parzialmente, Turgenev, citiamo sempre i grandi che aiutano i minimi a capire le cose, e Turgenev diceva che se non avesse incontrato un certo signore in una stazione termale russa, che se non mi ricordo quale, il personaggio di Bazarov, di Padre e Figli, cioè uno dei più grandi personaggi della letteratura universale, non sarebbe mai nato. Il che non vuol dire che Turgenev naturalmente ha copiato, ma è naturalmente un certo problema, Bazarov non sarebbe nato. Allora, e naturalmente io se prendo lo spunto, un destino per inventarlo, non posso naturalmente attribuire, io non posso dire col nome e cognome che uno di voi un giorno tale ha fatto una certa cosa, perché questo viene qua da me e mi dice, oh, se come ti permetti, e quindi c'è questo motivo, ma c'è anche un altro motivo, ed è il motivo per cui in qualche modo proprio questa mania che alla fine si riscatta da mania sterile a divina mania della ricerca di un significato, questa mescolanza di elementi anche repellenti e generosi, questa capacità di sacrificare tutto, prima una cosa sì utile ma anche insensata, in qualche modo disordinata, insomma pazzesca, e poi invece qualche cosa d'altro, in qualche modo mi pareva non tanto un personaggio in carne ed ossa che possedeva una sua storia, ma una specie di voce del racconto a cui si succedono delle cose, ma possono essere solo degli sprazzi di infanzia felice, di certi momenti di incanto, ma non avrei potuto veramente, questo riguarda me, non dico mica che sia valido, solo rispondo a Ermanno, non avrei potuto raccontare che so la storia di lui, come si innamora o non si innamora, o come fa certe cose, come ho cercato di fare nel personaggio di Luisa, invece in altri personaggi, perché in qualche modo è qualche cosa di o oltre o non ancora il personaggio, è una specie di voce del racconto, è una voce non ha un nome, è anche una mescolanza di deformazione, perché è una prospettiva, la sua prospettiva è un po' folle, che deforma le cose, e che però dalla quale spuntano fuori improvvisamente delle perle di umanità, e in qualche modo, adesso esagero, ma per essere chiaro, se io conoscessi una di quelle che la psichiatria chiama le personalità multiple che ci sono, e beh, avrei difficoltà a dare un nome, a chiamarlo Giuseppe Rossi, uno che un giorno assomiglia a Sant'Agostino, un altro giorno i suoi pensieri assomiglia, che so, a un esibizionista, e un altro giorno a Gino Bartali, no? E quindi questo credo sia la spiegazione. E lì sentivo che era necessario restare in questa
imprecisione, perché lui diventa quasi una sorta di quella folle ma importantissima possibilità di ricerca della verità che supera il singolo individuo e che esiste anche se tutto nella storia, della vita, della politica concorre a schiacciarla, a impedirla, a soffocarla. Quindi c'è questa contraddizione tra una precisione assoluta che io cerco di avere, perfino per esempio per rendere la storia di quei giorni terribili della liberazione di Trieste, in cui tutti erano tutti contro tutti, perché c'erano i partigiani contro fascisti e nazisti, i comunisti contro partigiani della resistenza democratica, la guardia civica del podestà fascista contro i partigiani, una piccola parte diventata partigiana, se non si capiva, naturalmente i titoisti che arrivavano, che erano più contro i partigiani italiani che contro i fascisti e i nazisti, pur avendo un grande ruolo militare e così via. Beh, io sono andato a vedere, per leggere questo, in questo caos che mi pareva di dover esprimere anche con una sorta di volgarità, e cioè una mescolanza di volgarità linguistica in cui tutti imprecano i neozelandesi in inglese, i croati in croato. Beh, sono andato a trovare le parole. Ho chiesto, per esempio, alla mia traduttrice, che forse è la più importante mia traduttrice, Ligia Davirovic, traduttrice in croato, di andarmi a cercare le precise parolacce oscene che dicevano, naturalmente da parte slovena e croata, quelli che arrivavano, per dirvi. E invece l'altro resta così. Quanto alla storia dei nomi del volto, ecco, un personaggio di cui mi sono molto interessato, vero, e che di cui racconto, era sposata nel 500, sposata a un bianco nei Caraibi, quindi nella Spagna del 500 era possibile il matrimonio fra bianchi e neri, raro ma possibile. Negli Stati Uniti è diventato possibile molti anni dopo la seconda guerra mondiale. Ebbene, la storia di questa persona, insomma, non ve la faccio adesso, che è una storia interessantissima, una donna geniale, di cui io sono andato a vedere i verbali di un interrogatorio da parte dell'Inquisizione, perché questa donna ha sposato un bianco, poi pare fosse scappato o fatta prigioniera dai Caraibi che facevano scorrerie contro gli spagnoli. Insomma, interrogata l'Inquisizione, se la cava egregiamente mettendo nel sacco i suoi giudici. E quello che è interessantissimo, si capisce poco di questi diari, non per la lingua, che io mi sono fatto aiutare da alcuni amici filologi spagnoli, ma perché i microfilm sono stati fatti quando la carta era già stata molto rovinata, e quindi c'è poco. Era come se io vedessi dei vaghi lineamenti, il palinsesto di un volto su cui poi tutte le generazioni di gente analoga hanno scritto la loro storia. E andare alla ricerca di questo pochissimo di vita che si poteva fare, però integrandolo, perché lì occorre la letteratura, occorre l'invenzione. Si chiamava Luisa Navarrete, questa nera geniale, e beh, questo naturalmente, ecco, questo, credo sia il senso del libro, questo trovare come un foglio di carta quasi marcito, un destino quasi cancellato. Pensate appunto ai morti delle persecuzioni collettive, ai milioni di neri della tratta accumulati nelle stive come embrioni proprio per venire sputati in una nascita tremenda sulla spiaggia dove arrivavano. Ecco, questo è stato, credo, lo spirito che mi ha mosso a scrivere, e che anche credo spieghi la varietà di toni, di cadenze, di elementi. Ci sono anche elementi, diciamo, comici, elementi così avventurosi, storie di simpatici imbroglioni e così via. Sì, e dove di fatto proprio la scrittura è davvero continua. Credo che sia il tuo romanzo più ricco da un punto di vista linguistico, da un punto di vista strutturale, proprio per, non so, scritture che possono passare dal racconto che tu dicevi ai momenti così onirici, oppure ancora soprattutto, devo dire, con delle scelte linguistiche ben precise, a seconda di quando poi fai parlare i personaggi. Si parlava di Luisa di Navarrete, ma la protagonista è Luisa, un personaggio, devo dire, bellissimo, e forse credo il personaggio più umano
e portatore di speranza in quelle che sono davvero una delle tante risiere su cui tu insisti, su poi possiamo tornare. Però diventa singolare il fatto di quando tu arrivi soprattutto a far parlare la storia personale della mamma di Luisa, di Sara e del marito, no? Tu hai accennato, poi racconterai, il tuo ricorso a quelle che sono due diverse espressività. In quanto la mamma di Luisa, Sara, è ebrea e quindi utilizza il linguaggio del Talmud e della Bibbia, mentre il padre è un afroamericano e quindi utilizza il linguaggio dello Spiritus. No? E anche da questo punto di vista che mi è venuta questa immagine, che il tuo sia un romanzo senza purezza. Mi spiego. Cioè senza purezza che non sia quella interiore proprio dei due protagonisti, cioè di lui e di Luisa. Perché di per sé se uno va a vedere, guardo Luisa, così cito a braccio, bella, slanciata, passo di gazzella, ma parlavi di un'eredità dei due esili plurisecolari, no, che si erano fusi in lei dopo aver attraversato il deserto e il grande mare. E d'altra parte lui stesso, il lui di cui parliamo, è a sua volta di famiglia austro-ispano-boema. No? Quindi i protagonisti sono qualcosa di spurio, viviamo la realtà di una spurio. Però è il senso della purezza o della non purezza di questi personaggi in un mondo che tu descrivi veramente ricco di canaglie anche. Sì, certo, è un mondo di questa impurità, che è mescolanza, che è ora buona, ora cattiva, il boia numero uno della Risiera, Globocnik, arrivato alla Risiera dopo da Treblinka. Voi sapete che Treblinka era un altro dei lager più terribili, il quale era un triestino, appena arriva a Trieste saluta un suo caro amico, l'avvocato, non mi ricordo come si chiama, oh, ciao Mona De Marieto. Allora questa, e qui c'è una, voi capite che questo simpatico saluto cordiale, che a me piace, anch'io dico così ai miei più cari amici, e che viene detto da una persona simile, poi viceversa c'è il riscatto di questa impurità nella purezza, che è questo soprattutto nella storia degli avi, ascendenti di Luisa, che credo sia forse un aspetto più interessante del libro, che è la storia da un lato di una fatta molto di terra, di fisicità, di impurità, di provenienza, di origine, non solo la lontana origine africana, ovviamente della tratta, ma le varie origini che si mescolano, il mondo caraibico, tra americano e soprattutto franco-africano, l'importanza del creolo, questo linguaggio misto degli schiavi, dei padroni, linguaggio di anche questa è una forma di mescolanza di impurità, ma per ogni impurità feconda, perché un linguaggio che nasce come linguaggio di conflitto, schiavi delle piantagioni e padroni, linguaggio di comunicazione tra schiavi, che fa passare parte della cultura bianca francese, naturalmente, agli schiavi e parte della cultura africana ai becchè, questi arrivati soprattutto dalla Normandia nel passato e dalla Bretagna. Quindi tutto questo problema di, ma non la retorica della diversità, di quella mescolanza che è propria della vita naturalmente e che si incontra con la mescolanza naturalmente triestina, gli ebrei triestini che continuano i superstiti anche dopo la Shoah a casa a fare musicire, ad ascoltare musica, che naturalmente sono i grandi leader della musica e della poesia tedesca, non di quella inglese o francese, che continuano nel loro stile di educazione, se volete, sorpassata e toccante, che, su cui nemmeno questa orrenda e omicida promiscuità dello sterminio e del campo ha potuto cancellare. Quindi in questo senso, cioè, per dire che questo senso della mescolanza non è a spese del senso dell'ordine e della forma e della distinzione che ho cercato per prendere la figura di certi parenti, gli zii, della madre di Luisa e così via, che cercano di nasconderle una possibile verità negativa su una storia complessa e tragica della sua famiglia. E questo sì, l'ho sentito molto, e naturalmente poi questo ha
alcune dimensioni di completo delirio. Credo che il capitolo più delirante sia quello, anche questo tratto dalla realtà, perché la realtà è più forte non solo della mia fantasia, che non ci vorrebbe tantissimo, ma anche quella di grandi scrittori, quando pensate, che credo sia il capitolo più violento e forse anche linguisticamente più mescolato, perché il 20 aprile 1945, aspettate, 20 aprile, quando i russi sono già a Berlino, quindi la guerra, grazie a Dio, è già finita sulla Germania, si celebra il compleanno di Hitler, che era nato il 20 aprile, come mia mamma, ma non c'entra niente questo. E il 20 aprile, nel castello di Miramare, tra queste memorie asburgiche, che sono le memorie delle piante esotiche portate a Massimiliano, la storia romantica, eroica e anche sciocca di Massimiliano, la storia delle cimici che affliggono Massimiliano non meno di quanto lo affliggesse i contadini in rivolta e così via, si celebra il compleanno del Führer. E questo è il numero uno dell'apparato repressivo tedesco, non delle forze militari, che questo c'è, ma della parola repressiva, Reiner, che 3 giorni dopo scapperà e che quindi avrà già evidentemente programmato la sua fuga. Per fortuna non gli riuscirà e finirà sulla forca alcuni mesi dopo, e fa un discorso vero che io ho ricostruito e montato, che veramente, dove dice che in questa ora terribile, ma naturalmente in cui tutti capiranno, e anche le potenze occidentali, l'Inghilterra, gli Stati Uniti, capiranno che bisogna unirsi tutti contro la marea rosso-slava, slavo-comunista, che sta sommergendo l'Europa. E questo discorso lo ripetono tutti, i russi sono già a Berlino, quindi le cose sono già finite, e lo ripete il podestà fascista, lo ripete il prefetto, il capo dei, come si chiama, non degli squadristi, ma insomma mi viene in mente sulla parola, sono stanco delle milizie fasciste, e questo è chiaro che lo ripeto, ma e tutti mentono sapendo di mentire, gli unici che lo ripetono costretti a cercare di credervi perché quella sarebbe l'unica loro possibilità di salvezza sono i rappresentanti collaborazionisti slavi, i domobranzi sloveni, collaborazionisti che poco dopo Tito farà fuori, gli ustascia croati, i cetnici serbi e anche il rappresentante dei cosacchi. Ed è questo, voi capite, questi poveri diavoli costretti a fare parte dei Nibelunghi, e lì naturalmente anche la lingua deve diventare assolutamente folle, e poi diventa anche un aspetto anche orgiastico, insomma, dove la corruzione è sia corruzione morale, sia corruzione, se volete, anche di costumi, sia corruzione nel senso della carne che si corrompe, nel senso che si disfa, muore e così via. Questo per dire, insomma, un po' dare l'idea così del libro. E lì ci vuole naturalmente sulla lingua che può dire. Io ho cercato, non so se sono riuscito, ma di entrare nella testa, più che nella testa, nei nervi, nella pancia, come volete, di Monsignor Marzari, che fu colui che diede il segnale della insurrezione contro i tedeschi il 30 aprile 1945, appena liberato da Villa Triste, dove era stato orribilmente torturato con la corrente elettrica tra il sesso e la bocca, e di cercare di capire che cosa può avere sentito, pensato, gridato, urlato, sperato, e cercando di capire probabilmente le due volontà che ci sono, la volontà di cedere, perché non è mica facile essere torturati, e la volontà invece, nonostante tutto, di non cedere, come nel suo caso è successo. Io l'ho conosciuto, perché è morto alcuni anni fa, gli era rimasto sempre un piccolo difetto, non balbuzia, ma insomma un difetto per dire queste cose, no? Devo dire poi un altro aspetto del libro, devo dire un aspetto di cui mi sono reso conto rileggendo, perché se ti ricordi quando se ne parlò altre volte, ciò che mi aveva colpito nel libro era il ritornare di alcune parole chiave, che erano quelle di guerra, morte, sangue, proprio ad altissima frequenza, diretti in questo caso. Poi magari, ripensandoci, con una morte che è sempre personificata da te, no? Quindi è qualcosa che assale, qualcosa che agisce, che fa, quasi da dire in positivo. Quello che invece mi ha colpito, rileggendolo, è un altro aspetto, una presenza ancora più disseminata e fondamentale. Io mi sono reso conto di quanto sia presente il fuoco nel tuo libro.
perché guardo e continuo a vedere parole tipo fuoco, folgore, incendio, vulcano, ardere, cenere, divampo, lava, infuocato, roghi, braccia, eccetera. E quasi sempre questo del fuoco, che è un po' anche la furia che prende lui nel suo muoversi, nel suo andare, sono immagini quasi sempre legate, fortemente legate alla coscienza. E poi alla fine, non per nulla, poi il fuoco forse diventa anche l'elemento fondamentale del libro, visto che quello in fondo è la visiera di San Sabba, con il suo fumo alla fine. Sì, qui è difficile rispondere perché evidentemente si entra in quel sottoscala della fantasia che sono le suggestioni fantastiche, no? Sensibili che ha uno che scrive e che naturalmente hanno a che fare con tutta la sua visione delle cose, del mondo, così, ma in qualche modo hanno una loro autonomia, no? Perché viene fuori il fuoco lì, non qualche altra cosa, al di là delle situazioni storiche in cui c'era il fuoco. Non credo sia solo perché il protagonista, diciamo maschile, innominato, muore nel fuoco. Forse per questo carattere duplice di fuoco che distrugge, che purifica in senso negativo, che cancella le tracce, perché il fuoco credo sia l'unica cosa che possa cancellare perfino il DNA, se non sbaglio, forse dico una... ma credo... E credo che ci sia questo aspetto, in qualche modo, il fuoco è anche caldo però, no? Perché anche ci si riscalda le mani, si accende un fuoco, ricordate il grandissimo racconto di Jack London, fare un fuoco, e quindi credo che, questa suggestione del fuoco sia una, non metafora, perché non l'ho scelta, non ho scelto di dire una cosa per dire un'altra, come si fa con le metafore, ma sia forse un'immagine dell'ambivalenza della vita, del caldo della vita, che se non c'è è la morte, naturalmente la morte non è fuoco, e che contemporaneamente distrugge, quindi una violenza. Pensate a quante volte il fuoco è legato a tutto il vocabolario dell'immaginario dell'amore, dell'eros, no? Che quindi è un fuoco che potenzia, che è un fuoco che dà vita, che è un fuoco che accende, che è un fuoco che fa desiderio, che è però un fuoco che alla fine divampa incontrollato. Credo che sia un po' una metafora, adesso esagero, ma un po' della storia, no? Che in quanto vita è fuoco, però certi momenti è distruttiva. Intendiamoci bene, io non ho espresso affatto alcuna personale filosofia negativa della storia, non intendo affatto dire che, come viene detto spesso da molti, molti passi, che la storia sia appunto solo una crosta di sangue, che sia un tritacarne, così, e che anche qui c'è un problema letterario, non nel mio caso, ma interessante, perché ci sono delle cose che noi credo che narrando storie che sono storie di persone concrete, non bisogna mai perdere di vista il senso generale delle cose, per cui io credo, nonostante tutto, che la storia, non dico che abbia o non abbia un senso, ma la storia ha conosciuto enormi progressi, io sono contento di essere nato nell'epoca in cui sono nato, non vorrei essere nato un secolo prima, persone anche dal punto di vista della normale vita quotidiana, già mezzo secolo fa vivevano molto peggio di adesso e così via. E quindi, però quando ci si narra la storia di quei codi terribili che succede, allora bisogna contemporaneamente immedesimarsi con quello che la persona vive. Se a un certo punto uno ci mette una fiamma ossidrica sul corpo, noi in quel momento non è che possiamo pensare alla giustizia, al progresso e ai pensionati, possiamo soltanto neanche pensare, urlare questo dolore, e bisogna rendere giustizia all'assolutezza di questo dolore, che in quel momento per l'interessato è l'unica cosa che esiste, perché se io fossi bruciato vivo mi interesserebbe soltanto il dolore che mi... Questo non significa che tutto il resto, dalle pensioni alle possibilità di vivere, perda un senso. E quindi quello che è molto difficile è collocare questo assoluto, soprattutto del dolore, ma non solo del dolore, ci sono anche momenti di felicità, anche quando uno ha un momento di felicità amorosa, solo amorosa, o la felicità per esempio di essere un istante meraviglioso con un suo figlio, non è che in quel momento deve pensare ai poveri che muoiono di fame, no? Perché sarebbe retorico, però è chiaro che non esiste soltanto questo momento di felicità e noi dobbiamo perdere il senso di questi due, diciamo, l'assolutezza
di certi momenti e la cornice generale che non possiamo dimenticare, perché sennò commetteremo quell'errore che tanti anche nobili spiriti e soprattutto tanti grandissimi scrittori che sono stati complici proprio del male, pensate a quanti grandi scrittori del Novecento sono stati fascisti, sono stati nazisti, sono stati stalinisti, proprio perché la assolutezza con cui hanno vissuto certi dettagli in particolari li ha abbagliati e gli ha fatto dimenticare il contesto generale, che vuol dire i milioni e milioni di persone che vivono al di fuori di questo. Tu parlavi poco fa, proprio utilizzavi termini come fuoco, distruzione da un lato, cancellazione, e usavi anche il termine narrare. Io credo che il senso, uno dei sensi profondi del libro, sia un termine che potrebbe essere più che narrare, proprio raccontare, nel senso di dar conto di che cosa, cioè dar conto di quanto è successo. E quello che è successo è un lavoro che ha a che fare, tu utilizzi un termine, la memoria, e poi ricordare, raccontare. Ma il problema del ricordare ha a che fare con il senso del libro che tu esprimi in un passaggio, là dove parli di il senso del romanzo, postare in una lotta non contro l'oblio, ma contro l'oblio dell'oblio. Sì, questo è un punto, perché un conto è il punto che riguarda proprio il momento in cui il lui innominato si mette alla ricerca di queste tracce sparite e fatte, e non solo dimenticate, ma di cui non si sa nemmeno, non si vuole sapere di averle sapute. Quindi aver dimenticato perfino l'oblio, perché vedete, un conto è, adesso per fare l'esempio banale, sì, io non ricordo il nome della persona che ho conosciuto, è una cosa meravigliosa, è un conto se dimentico perfino di averla dimenticata. E quello che, in questo caso, in questione, la faccenda della risiera, in cui una specie di amputazione dell'ippocampo, l'organo della memoria, rende ignari anche di avere dimenticato. Io credo molto che ci siano questi diversi strati di oblio, l'oblio di ciò che abbiamo dimenticato ma che in qualche modo c'è ancora, e l'oblio dell'oblio in qualche modo. Un conto è un buco nel muro, che c'è un pezzo di muro che manca, ma coperto bene non si sa più che dietro quel muro non c'è il vuoto. Questa è un po' la differenza. E la caccia ossessiva che il protagonista finalmente volto non a raccogliere oggetti sterili che poi verso la fine della sua vita diventavano sempre più proprio anche irrilevanti, insomma, la mania del collezionista di qualsiasi cosa diventa invece la ricerca di questo niente di cui si è voluto cancellare anche la consapevolezza, di questa, diciamo così, di questa innocenza nel senso negativo del male. Perché un conto è la colpevolezza del male, la mano che uccide, e un conto è l'innocenza di chi non ha fatto, non ha saputo, non ha voluto sapere, e talmente non ha voluto sapere che è riuscito veramente a non sapere. Questa è la tragedia. Perché, a essere quindi altrettanto innocente soggettivamente quanto, che so, un contadino della Nuova Zelanda che certamente innocentemente non poteva sapere che nella risiera si facevano quelle cose abominevoli, no? Indubbiamente poi uno dei temi cardini che sta nello stesso titolo è il tema del male. Come ti dicevo, leggendo il romanzo ho avuto un'impressione che questo fosse la tua storia della colonna infame. Cioè, ci sono dei libri che diventano testi cruciali di un autore, no? Penso a Sciascia, alla Fermo, e mi viene di dire è la sua storia della colonna infame. Ecco, non voglio procedere, secondo me è la tua storia della colonna infame, con la riflessione mai portata così a fondo su un problema qual è quello della banalità del male. Perché davvero è continua questa tua riflessione. Parlavi dell'ossessione delle mani. L'ossessione delle mani, che sono quelle soprattutto del passaggio di mani, quasi non ci si ricorda più alla fine, dopo aver stretto 50 mani dall'uno all'altro, da dove è partita la prima stretta di mano, che era una mano sporca di sangue, che aveva ancora il sangue sotto le unghie, tu utilizzi. Ma anche poi l'altro aspetto, che è quello legato alla indifferenza. Ecco perché, più che dalla banalità del male, parlerei proprio del discorso che ha a che fare con i funzionari del male e con l'indifferenza che ne viene, quando tu parlavi di queste corresponsabilità con i quali noi abbiamo a che fare. Cioè il problema è proprio di chi viene a ignorare
quali sono, come erano le mani di colui a cui io le stringo e utilizzi spesso questi avverbi, benevolmente, cordialmente, eccetera, quasi volendo dimenticare che mani sono state. Sì, certo, questo è una cosa che io sento fortemente, sento fortemente proprio la banalità del male, e la sentivo anche prima del famoso libro di Hannah Arendt su Eichmann, Il processo, eccetera. È stato Josef Roth a dire Hitler è una banale medusa, e a polemizzare contro la banalità della trasgressione, come se il trasgredire, badate, il trasgredire ci piace tanto se pensiamo, che so, a un severo iniquo collegio che impedisce ai giovani di andare a ballare, allora certo ci piace che questi trasgrediscano, ma quelli fanno del bene se vanno a ballare, non fanno del male. Il male come tale, il vero male, è sempre banale, e la trasgressione non è anche proibito buttare immondizie dalle finestrine di un treno, non è che sia un gesto creativo buttare porcherie dalle finestrine del treno. Io sono assolutamente convinto che la fascinazione del male sia una cosa molto banale, perché o noi crediamo, parliamo del male, ma in realtà parliamo del bene, perché ci stiamo difendendo alcune libertà contro alcune norme ingiustamente, diciamo, moralistiche, eccetera. O se no, il male è sempre veramente stupido. Pensate, insomma, grandi, Dostoevskij ci racconta di Raskolnikov e ci fa capire come un giovane pieno di sensibilità, che noi amiamo, possa uccidere due vecchie perché legge stupidamente, banalmente, dei libri che lo portano a una certa morale superomistica, che per Dostoevskij è una fesseria. Non significa che Raskolnikov sia un fesso, Raskolnikov è un uomo, nostro fratello, ma quei suoi pensieri sono veramente delle scemenze. E molto spesso questa fascinazione del male piace molto, perché però è falsa. Io vorrei, ecco, rispetterei, anche detestandolo, un difensore del male che dicesse io approvo le multinazionali che organizzano il rapimento e l'uccisione di bambini per usare gli organi per il traffico dei trapianti. Io applaudo, benissimo, questo è veramente una celebrazione del male che nessuno si sente, grazie a Dio, di fare. Quindi io credo molto che il male diventi veramente sinistro anche grazie alla ebetudine con cui qualcuno proprio ebetamente se ne lascia incantare. Io non ho mai visto niente di... non so, il male, se io vado fuori e massacro un bambino a pedate, non, a parte l'ignominia e l'assassinio, mi sembrerebbe una cosa creativa, no? Sarebbe, oltre che un delitto, una scemenza senza nome, un atto di un'estrema banalità, come mettersi a dita il naso, solo che avrebbe la conseguenza. Naturalmente. E questo, io credo che bisogna combattere contro questa, in questo senso sono molto d'accordo con Hannah Arendt, adesso senza entrare poi, il libro di Hannah Arendt comporta tutta una serie di problemi nei confronti della colpevolezza del mondo tedesco, adesso non possiamo avere tempo, anche perché io me la sono presa con il nostro, dico nostro, perché sono mezzo torinese sindaco, perché ha sforato i tempi e quindi non voglio imitare. Devo dire, poi sarebbero moltissime le cose da dire, tanto per accennarne alcune, ma chiudendo, come ad esempio poi ci sia tutta una riflessione sulla parola, sulla scrittura, si accennavano ai libri, si possono leggere, ha una scrittura a tratti aforistica, specialmente quando si parla dell'amore, ma veramente tantissime, tantissime, tante altre, la linea manzoniana appunto che ricordavo. Cioè, però... lui ha scritto sulla colonna infame delle pagine che l'invidio è una pazienza. Devo dire, c'è un senso di fondo in questo libro, che è ciò che sta sotto e che è l'interrogazione che poi, che io credo ci accompagni, che riguarda il famoso non luogo a procedere ma quello che è, e direi proprio che è la riflessione sulle mille e più risiere celate dalla quotidianità. Cioè, in sostanza il discorso di fondo resta che non luogo a procedere non è solo un libro sulla risiera di San Sabba, non è solo un romanzo storico.
purtroppo per noi, e lo vediamo tutti i giorni, è un libro anche sull'oggi, si spera non sul domani, ma questo è molto amaro. Claudio, io ti ringrazio tantissimo di questo incontro, di queste cose che ci hai detto, ringrazio il pubblico e un augurio veramente a leggere e a rileggere il libro, la ricchezza della rilettura non la ripaga nessuno. Grazie. Grazie.